I due gruppi di turisti travolti dall'ondata di piena si erano avventurati da soli lungo il torrente e questo pone una serie di interrogativi sulla sicurezza. Allora, diamo subito la linea ad un'altra dei nostri inviati, Maria Elena Scandagliato, alla quale chiedo se in quella zona c'erano dei divieti. A te, Maria Elena. Sì, dunque sì, in questa zona c'erano, ci sono stati dei divieti per quanto riguarda l'accesso alle gole del Raganello. Ci sono stati in passato, ma poi sono stati rimossi. Quello che possiamo dire è che diciamo, si discute molto della regolamentazione dell'accesso al torrente, soprattutto perché il numero di turisti che vengono nel Parco del Pollino e che cercano proprio l'avventura lungo le gole del Raganello è aumentato negli ultimi anni. Quindi il dibattito sulla regolamentazione è veramente tornato in auge. Ufficialmente l'accesso in questo momento è libero, però le guide del Pollino, quelle ufficiali preparate ad affrontare contesti come quello delle gole, non accompagnano turisti ed escursionisti lungo le gole, proprio perché è pericoloso. Chi si avventura sono più che altro accompagnatori, sarebbe meglio definirli così perché non sono guide ufficiali, accompagnatori che ovunque, addirittura da bed and breakfast, accompagnano i turisti lungo le gole, senza attrezzatura. Ci sono delle persone che sono state trovate in costume da bagno con le ciabatte semplicemente, quindi diciamo che questo dibattito sulla sicurezza lungo il torrente e su quello che si poteva fare per evitare una tragedia del genere è sicuramente tornato al centro dei riflettori. Ma per quanto riguarda l'accesso e la sicurezza in questo tipo di luoghi, vediamo il servizio del collega Alessandro Filippini. Quella delle gole del Raganello è un'area naturale protetta all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Il torrente taglia il massiccio roccioso creando un vero e proprio canyon di 16 km, meta di appassionati di rafting e torrentismo. Gli esperti lo classificano in due parti. Le gole alte di circa 9 km che partendo dalla sorgente del fiume Lamia raggiungono l'abitato di San Lorenzo. Le bellezze naturali che vi si incontrano costituiscono naturalmente un'attrattiva per turisti che durante l'estate però vi si avventurano spesso senza guide, senza un equipaggiamento adeguato che preveda anche sistemi di segnalazione e ignorando perfino i bollettini delle condizioni meteo. Ma sono le gole basse, seconda parte del canyon che arriva al Ponte del Diavolo nei pressi di Civita, a costituire il percorso più accidentato e difficoltoso da percorrere, per via anche della maggiore quantità d'acqua che si raccoglie verso valle e per la presenza di sentieri e passaggi che richiedono capacità tecniche e conoscenza del territorio. Ed è proprio in questo tratto delle gole che ieri il livello del torrente è cresciuto a dismisura in pochissimo tempo a causa di un forte temporale avvenuto in quota e che secondo gli abitanti del luogo avrebbe causato una piena come non si vedeva da 50 anni. La nuova tragedia del Pollino ci obbliga ad una sempre maggiore attenzione sui temi della sicurezza ambientale e dei cambiamenti climatici. Così la Presidente del Senato Casellati e oggi il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è giunto in Calabria dove ha visitato all'ospedale di Castrovillari i feriti della tragica gita nel Pollino. L'Italia, ha detto, è stanca di piangere morti e poi ha parlato dell'apertura di un fascicolo. Però sentiamo le sue parole. È un fascicolo amministrativo, ci vorranno un paio di giorni, credo, più o meno, perché poi questa vada sul tavolo ovviamente del Ministro dell'Interno, perché la Prefettura ha la via gerarchica del Ministro dell'Interno e della Presidenza del Consiglio, per capire effettivamente questo di chi doveva fare cosa e principalmente per incominciare finalmente quel percorso che ci dice che l'Italia è stanca di piangere le morti, basta, specialmente se sono morti figli di negligenza, di dabbenaggine e della serie ognuno si sveglia la mattina come vuole. No, adesso basta, adesso veramente basta, l'Italia non le vuole piangere più queste morti.